Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta parlo io. Oddio, parlo sempre io. Comunque, questo video è soltanto per spiegare ad alcune persone, tra cui un utente qui sul canale che mi chiede sempre cose, fa sempre molte domande, e questa è un'ottima cosa. Cioè, uno studia networking, per esempio Cisco. E a un certo punto inizi a studiare, per esempio, SPF, protocolli, rotte, regole, l'access list, il routing, lo switching. E forse ad alcuni di voi potrebbe, come dire, sorgere una domanda del tipo: ma io questa roba dove la metto? Cioè, dove la applico? Perché una domanda che quando si studia, soprattutto per la prima volta che si avvicina a questo mondo, apre il libro, vedi tutte queste informazioni e dice: sì, va bene, ma io, ma di che me ne faccio? A che mi serve? Beh, sostanzialmente ti serve per risolvere un sacco di problemi. Ora, tante di queste cose non le userai, o perlomeno non all'inizio. Per esempio, SPF, non è che uno si certifica CCNA e domattina lo mettano a configurare una rete con l'USBF o con IRGRP o vabbè, RIP non si usa più, Rest in Peace il protocollo non si usa più perché non è versatile e comunque è troppo vecchio. Mentre una cosa molto utile è studiare il BGP, per esempio. Il BGP è abbastanza complicato, ma è utile saperlo. E tutto il resto, per esempio, come funziona il DHCP, DHCP relay, NAT, port forwarding, eccetera, eccetera, questo invece è importante saperlo. L'obiettivo principale non è ottenere la certificazione, l'obiettivo principale è capire quello che stai studiando, quello è l'obiettivo principale. Per esempio, a me la certificazione non è mai stata chiesta, mai. Non ho mai lavorato per una società che mi ha detto: vabbè, mi fai vedere la certificazione. Non è mai successo. Certo, non puoi mentire, non puoi dire che ce l'hai e poi non ce l'hai, perché se te la chiedono, ovviamente, insomma, ovviamente il risultato lo conosci. Ma importante è sapere gli argomenti, nel senso, premesso che sarebbe molto utile conoscere l'inglese perché ti apre molte porte e molte possibilità. Nonché l'esame Cisco è in inglese, solo in inglese e in giapponese, mi sembra. Queste sono le uniche lingue disponibili, non credo l'abbiano cambiate. E quindi è molto utile sapere l'inglese. In più, ovviamente, tutta la terminologia è in inglese. Ma tuttavia, per ritornare al discorso, quando ti chiamano per un'interview, soprattutto dall'estero, quindi in un posto che io conosco molto bene, che è Londra, ti dicono, ti faccio un esempio reale peraltro, ti dicono: senti, ho un lavoro per te, se ti interessa, come network engineer, non lo so, 40, 50, 60 mila euro sterline all'anno, sei interessato? Sì. Allora, senti, il nostro cliente potrebbe chiamarti, se sei disponibile, non lo so, martedì alle 3, ti va bene? Sì. Quello ti chiama, ovviamente in inglese, poi stiamo parlando di Londra, a parte, va bene, i soliti convenevoli, buongiorno, buonasera, come stai, come non stai, che tempo fa a Londra e che tempo fa in Italia, poi ti fa: va bene, via, allora, senti, sei pronto per rispondere a qualche domanda? Sì, e ti chiedono, ma non lo so, per esempio, domande tipo: che cos'è il DHCP, come funziona il DHCP, che cos'è il DNS e come funziona il DNS. Ora, non è che devi stare a spiegargli tutti i record del DNS, eccetera, però devi sapere come funziona, o come funziona il DHCP, o cos'è e come funziona il NAT, che cos'è l'IKE versione 1 e IKE versione 2. Perché esistono entrambi, cosa fanno entrambi? Anche una breve spiegazione già dimostra che sai di che cosa stiamo parlando. Molto probabilmente chi ti fa le domande non è un tecnico.
il manager o qualcuno del human resource, quindi non, lui legge su un foglio soltanto la risposta e per capire se insomma riesci a spiegare che cos'è. In più, poi quando lavori, non è che prendi la certificazione e domani ti danno un lavoro, trovi un lavoro e ti mettono a configurare il mondo, assolutamente no. Da sapere, per esempio, c'è da sapere bene i firewall per più dei router, perché tutte le aziende hanno il firewall. Certo, il router va conosciuto, va saputo programmare, eccetera, però poi quello che dopo, immediatamente dopo il router, che è la cosa che uno cambia in continuazione, è il firewall. Regole, rule, poi vabbè, rules, regole, eccetera. Lo switch, soprattutto nelle grandi aziende con molte VLAN, i dipendenti si muovono dentro un building, no? Chi era, che so, al decimo piano si sposta al secondo piano, quindi gli devi spostare la VLAN, oppure una porta si è bloccata perché in aziende più strutturate, quindi con più dipartimenti IT all'interno. Magari il customer service per l'IT ha preso uno switch, l'ha collegato a una porta, le porte sono programmate con una funzione di protection, appena collega uno switch la porta va in blocco, si spegne e quindi tu devi sapere come fare a sbloccarla e adattare la configurazione di quella porta per quell'esigenza specifica del customer service, dell'help desk. Ecco perché ci sono delle cose che sembrano strane, no? Che uno diceva io studio questa roba e a che serve e dove l'applico. Quindi è importante quando studi o quando guardi un video capire, se non lo capisci, chiedere dove applicare fisicamente, no? Oggettivamente quel tipo di configurazione. Perché chi inizia a studiare, a studiare, per chi studia è molto difficile immaginarsi già un ambiente piccolino, e per un ambiente piccolino intendo 100 computer, come si gestiscono 100 computer, perché ho bisogno delle VLAN e queste VLAN come vanno configurate e come si fa la comunicazione tra le VLAN, che tipo di sicurezza devo implementare. La sicurezza oggi è importantissima, ci sono molti utenti che mi scrivono da Facebook che mi dicono che per cyber security, certo, uno può fare anche cyber security, non è assolutamente un problema, anzi, ma anche tanto di moda e ce n'è anche tanti pochi di persone per la cyber security. Il problema enorme è che devi conoscere anche in quel caso le reti e i sistemi, magari non in modo, scusate, ma messaggio di lavoro, non in modo approfondito, ma comunque devi sapere qualcosa, perché ovviamente con cyber security devi conoscerlo, devi conoscere i tipi di attacchi, come proteggersi dagli attacchi, eccetera, eccetera. Molto importante, mentre sto facendo questo video io sto anche un po' lavorando perché ho deciso di fare 5 minuti di pausa. Ma è molto importante, è molto importante. E se uno vuol fare cyber security, tanto per farti un esempio, è morta una donna in un ospedale tedesco perché un ransomware ha bloccato tutto l'ospedale, ha bloccato tutto l'ospedale, tra cui alcuni macchinari dove questa donna era collegata, è morta. Quindi questo mondo virtuale o questo mondo apparentemente governato da regole che uno non sa dove applicarle, poi nella realtà invece hanno un impatto di vita e di morte. Pensa, ti faccio un esempio e poi chiudo il video, pensa a un ospedale, prendi un lavoro in un ospedale come sistemista di rete o di sistema e subisci un attacco, che può essere un qualsiasi tipo di attacco. Tu devi essere in grado di, ora faccio apro una parentesi, in aziende strutturate, in aziende grandi c'è il SOC, quindi c'è il Dipartimento Security che si occupa di queste cose, ma tu devi comunque essere in grado di capire di cosa stiamo parlando, perché se io parlo con il Dipartimento della Sicurezza, quindi Security,
loro vengono da me e mi fanno delle domande, quindi io devo essere in grado di capire quello che loro mi dicono e loro devono essere capaci di capire quello che io gli sto dicendo. Se uno dei due non si capisce, devi essere in grado di spiegarlo ai tuoi colleghi tecnici. E poi devi essere anche in grado di spiegarlo magari al tuo manager, perché il tuo manager è bravissimo, non so, in Windows Server, ma di network ne capisce veramente poco, o viceversa. Quindi tu devi essere capace di spiegare in termini molto semplici, e però sempre in modo professionale, di cosa stiamo parlando. Questo lo si fa solo quando si conosce approfonditamente la materia. Se non conosci, per esempio, il BGP, non ti puoi improvvisare, non puoi tirare a caso, perché una persona ci mette 30 secondi a capire che non sa di che cosa stai parlando. Uguale per lo switch è un device molto importante in un'azienda grande. Te fai conto che molto probabilmente tutto il tempo passerai con il firewall e con gli switch, quasi tutto il giorno. Perché l'utente, lo sviluppatore vuole che tu apri delle porte specifiche sul firewall perché deve fare dei test. Un altro utente da un network deve passare da un altro network e quindi tu gli devi dare l'accesso. Integrare al firewall in Active Directory perché così puoi dare l'accesso ai gruppi, no? Per esempio, facciamo un esempio. Hai un'azienda e hai tre dipartimenti, dipartimento A, B e C, e integrando il firewall con l'Active Directory, tu dici ok, il gruppo A ha questi accessi, quindi ha la possibilità di accedere ad alcuni servizi, il gruppo B altri e il gruppo C ancora altri. Però magari il gruppo A deve interagire anche con il gruppo C, quindi tu devi creare delle regole per fare questo. Quindi è molto molto importante quando uno studia chiedere, chiedere, chiedere e chiedere, perché l'obiettivo finale non è passare l'esame. Passare l'esame si è con una certificazione Cisco, certifica, per esempio Cisco, Network A+ o HP o qualsiasi altro vendor, certificano che tu hai acquisito determinate conoscenze, ma non che tu le conosca. Che magari ha una memoria di ferro, leggi il libro una volta, ti ricordi tutti i termini, eccetera, vai a dare l'esame e lo passi. Si può acquistare su internet i test King, dove ci sono le domande reali dell'esame, che comunque devi studiare, non puoi fare le domande, dare l'esame perché tanto altrimenti bocci, non sarebbe troppo semplice. Dove, cosa che è consigliata fare ai test King. Perché è bene sapere, perché così uno valuta anche se stesso a che punto è. E di lì poi capisci cosa, per esempio, ti manca o cosa devi studiare di più o meglio su determinati argomenti. Tuttavia, quello che studi sul networking è praticamente, a parte i protocolli di routing, che è bene saperli, bene conoscerli, ma non molto probabilmente non li vedrai neanche mai in azione appena inizi a lavorare o quando ti chiameranno. Quindi ci sono alcuni device, scusate, sono sempre dare messaggini per lavoro. E quindi è bene conoscere queste cose qui. Ecco perché si studiano e è bene chiedere quando non si capisce dove si applicano, in che ambiente, no? Dice, ma io faccio questo perché? Perché faccio questo? Dove lo applico? Fammi un esempio reale di una società, di perché ha bisogno di questa cosa. E di lì così impari, così il cervello ti si abitua a capire dove e perché, cioè perché. Che quel determinato comando o quella determinata configurazione dove si può applicare nel mondo reale, altrimenti finisce che studi un sacco di roba e poi te la dimentichi perché non sai dove applicarla. Quindi per il cervello l'informazione è inutile e il cervello ha questa fortuna che le informazioni inutili tende a dimenticarle. Quindi è molto importante chiedere. Qui sul canale, per esempio, più che sul canale, sul gruppo di Facebook. Dalla pagina di Facebook ci sono molti indiani
che mi fanno domande, mi chiedono se faccio, perché non faccio video in inglese. Io avevo un canale in inglese, ma ovviamente in inglese ci sono già dei corsi Cisco e già dei corsi riguardo il networking che sono fatti sicuramente meglio di come li posso fare io. Mentre in italiano non ci sono molti corsi e ne ho visti alcuni e alcuni sono carini, altri sono anche fatti bene, altri no, proprio no, assolutamente. Tuttavia, se le informazioni che puoi ricavare dai video qui sul canale ti sono utili, se lasci un mi piace è molto apprezzato, se non ti piace è molto anche apprezzato sapere cosa non ti piace, per esempio, non mi ricordo il nome, ma lo vado subito a guardare. C'è un utente, oddio, uno, mi era già stato detto diverse volte. I video l'ho anche cambiati ultimamente. C'è Andrea, per esempio, che ci sono dei commenti che dovrebbero essere spariti perché ho tolto i video, dove dice che l'audio non si sente bene. Allora ho preso provvedimenti per far sì che l'audio si possa sentire meglio. Magari non è perfetto, ma credo che sia già come dire, un miglioramento. E l'importante è chiedere, non c'è altre storie. In questo lavoro, e chiudo veramente. In questo lavoro, quindi nel networking, nel settore informatico, c'è sempre lavoro, soprattutto nel networking, dove c'è una carenza di persone che non potete neanche immaginare, proprio non avete un'idea. Credo che in Inghilterra poi, ora COVID o non COVID, prendono di tutto perché non trovano persone, quindi anche se praticamente non sai niente, dicono sì, vieni qui, poi imparerai perché non ci sono. Perché molte persone abbandonano, no? Prima della certificazione, a un certo punto abbandonano ed è molto facile, me lo ricordo quando studiavo la CCNA ai primi tempi, quando studiavo la CCNP, già alla prima pagina del libro volevo abbandonare proprio tutto, volevo buttare via tutto perché la CCNP è molto complicata. Ma allo stesso tempo pagano molto bene. Puoi lavorare praticamente con il Covid ovunque ti pare, non hai bisogno. Io in ufficio, per esempio, personalmente da febbraio che non ci torno, ogni tanto ci vado, perché devo andarci, perché magari devo cambiare degli switch o devo fisicamente fare qualcosa che volendo lo può fare qualcun altro. E comunque sì, è possibile lavorare da remoto, praticamente dove ti pare, perché l'azienda a Londra ti fai conto che hanno detto no, tornate in ufficio e Londra ha detto no, noi stiamo a casa a lavorare, tanto si lavora uguale, non ci stressiamo per i mezzi di trasporto, chi è a Londra lo sa bene. E ovviamente non hanno costi di metro, autobus, macchina, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche dei vantaggi. Per questo Covid qui ha insegnato al mondo che si può lavorare benissimo da casa, quindi alcune società praticamente stanno chiudendo gli uffici per far lavorare tutti da casa perché i servizi online tu non hai bisogno di vedere uno switch o un router perché di fatto anch'io non lo vedo mai. Io, come altri tanti altri colleghi, non si vede soltanto un terminale e da lì fai tutto. Quindi il mio consiglio è studiate più che potete. Dedicateci del tempo e impegnatevi e soprattutto se non capite, chiedete, che è il modo migliore e il più veloce, perché chiedere a me come a altri, questa tecnologia, questa configurazione, questa cosa, dove la applico? Sto studiando, non lo so, l'access list, dove le applico? Sto studiando le VPN, ma a che mi serve una VPN? E come funziona, cosa che dovresti studiare, ma se non la capisci, quello te lo dovrebbe spiegare, spero bene. Detto questo, buon studio a tutti e al prossimo video a cui sto lavorando, ma è un video abbastanza complicato, mi ci vuole del tempo. Buona giornata a tutti.